a Malcesine la terza tappa dell'Audi Sailing Series dedicata al Melges 20, un circuito che è entrato nel panorama velico nazionale dalla porta principale. Piccolo di casa Melges si prepara al suo primo appuntamento internazionale e a soli 2 anni dalla sua nascita vede crescere ancora una volta i numeri della sua flotta. A Malcesine si radunano 37 Melges 20 provenienti da 6 nazioni, pronti a sfidarsi in occasione della Audi Melges 20 Gold Cup. La casa dei quattro anelli ci ha visto lungo, ha puntato sul monotipo di 20 piedi nominandolo classe del futuro e nelle acque antistanti il Fraglia della Vela, questo evento è diventato quasi un campionato del mondo. In programma ci sono 10 prove, 4 giorni di competizione e un solo scarto. Sparsi tra le imbarcazioni iscritte ci sono palmaresi importanti tra cui figurano medaglie olimpiche, campioni del mondo e velisti d'altissimo livello. Questa di Malcesine è inevitabilmente la regata dei record per la classe Audi Melges 20. L'evento ha il sapore di un mondiale. Lo spettacolo in acqua è unico e il circolo Fraglia della Vela, dopo aver ospitato i Melges 32, si distingue ancora una volta per l'ottima logistica e l'organizzazione puntuale. L'ora, il tipico vento da sud del lago di Garda, assiste i regatanti e le prove per decidere l'equipaggio più forte al mondo prendono il via con una brezza sui 15 nodi. Durante la prima giornata di regate, il Regini Sailing Team di Francesco Farneti trova una marcia in più nelle scelte tattiche di Branko Berčin, capace di dare adeguate risposte ai colpi durissimi inferti dal suo diretto avversario, il Valu Team di Benedetto Giallongo. Regini è più costante nei risultati e al termine della prima giornata è primo. Valu Team con 2 primi e 1 ottavo è secondo in classifica generale, mentre al terzo posto chiude turnover di Marco Perazzo con Daniele Cassiranis alla tattica. La prima giornata di prove si conclude così con una classifica generale provvisoria molto corta, ma più di un top team sembra aver già bruciato l'unico scarto a disposizione dell'Audi Melges 20 Gold Cup 2010. Il giorno successivo il meteo decide di fare le bizze. Una perturbazione in transito sul nord Italia consente lo svolgimento di un'unica prova. Il Regini Sailing Team chiude quarto ma resiste saldo al primo posto in classifica generale con 10 punti. Valu Team con un secondo va a quota 12 punti, mentre il Notaro Team, con un ottimo primo di giornata, scalza dal podio turnover. La classifica continua ad essere molto corta, mancano 2 giornate e tutto può ancora succedere. Nella penultima giornata di regate la perturbazione è passata. L'ora viene sostituita dal Peler che mattutino prende a soffiare da nord sui 16 nodi. Si corrono 3 prove, i risultati sono altalenanti, nessun equipaggio è perfetto e tutti commettono errori. Il Regini Sailing Team entra a muri a sinistra in boa ed è costretto ad una penalità. Valu Team, dopo un primo di giornata, incassa 2 ottavi.
Al termine della giornata la classifica è ancora più corta. Tra primo e secondo c'è solo un punto di distacco e l'ultima giornata diventa quella decisiva. Il Regini Sailing Team e il Valu Team si contendono il primo titolo mondiale della classe e l'ultimo giorno scendono in acqua troppo nervosi, soprattutto quando in programma c'è una sola prova. La regata decisiva dell'Audi Melges 20 Gold Cup 2010 si mostra rocambolesca e sofferta soprattutto per il team di Farneti, che parte inchiodato in barca giuria tra la folla degli scafi. Ma il Regini Sailing Team è salvo, nessuno dei suoi diretti avversari corre la regata perfetta. Il team di Farneti, dopo una partenza sofferta, ritrova la concentrazione e chiude quarto davanti a Valu Team, che è settimo, e Turnover, che è ottavo. È stato un campionato molto difficile, però siamo rimasti davanti dall'inizio. Eravamo preoccupati un po' per l'ultima giornata, può sempre succedere qualsiasi cosa col vento, non si sa mai. Siamo molto veloci e ci ha permesso di venire fuori anche dai momenti difficili, dalle partenze difficili, abbiamo fatto anche penalità, abbiamo sempre recuperato. Grande merito va al mio socio che è molto bravo a fare il tailer e soprattutto chiaramente al tattico, che oltre a fare il tattico ci ha messo in quadro, nel senso che ci ha messo a posto la barca in maniera perfetta e ci ha permesso la velocità, quindi oltre ai bordi anche la velocità ci ha dato. È il primo anno che andiamo con questa barca, ci siamo trovati subito bene, già dai primi allenamenti abbiamo fatto un paio di sessioni di allenamento, eravamo abbastanza veloci a sensazione perché eravamo da soli e subito all'erici abbiamo fatto un buon exploit, abbiamo scarlino, abbiamo avuto un po' di problemi, arriva abbiamo trovato una buona velocità sul lago con vento, eravamo positivi per questo campionato e per fortuna è andato bene. Non c'è niente da fare per gli uomini di Benedetto Giallongo che non riescono a dare la zampata, complice probabilmente l'ansia da prestazione. Il campionato era iniziato bene e negli ultimi due giorni sono venute fuori un po' alcune lacune all'interno dell'equipaggio e le abbiamo pagate a caro prezzo, soprattutto nell'ultima regata di oggi. Adesso quello che si sente è la delusione, perché sapevamo di poter vincere, siamo venuti qua per farlo e quindi siamo delusi. Non so com'è la classifica del circuito, dovremmo essere lì con l'equipaggio di Farnetti e dovremmo giocarcela all'ultima tappa. A vincere, dopo quattro giorni sempre al vertice, è il Regini Sailing Team, che si aggiudica il primo titolo internazionale della classe. Si conclude così questo importante appuntamento dei Melges 20, una classe che nasconde gran parte del suo successo nelle prestazioni entusiasmanti in grado di soddisfare sia il velista esperto, sia quello esordiente. Bilancio positivo, parlano i numeri, 37 imbarcazioni a meno di due stagioni dal lancio di questo piccolo scafo di casa Melges su cui Audi ha investito da subito. Parla secondo me il livello degli equipaggi, dei tattici e parla anche, vorrei sottolineare, il fair play. Lo spirito molto bello, molto familiare, molto sportivo che c'è in questa classe.